Bentrovati, oggi andremo a parlare del ruolo della supervisione, ovviamente importantissima nei primi momenti in cui un neoprofessionista si accinge a relazionarsi con i primi utenti. Importantissima perché? Non solo perché i nostri utenti hanno necessità di avere il meglio, assolutamente, ma anche perché la supervisione attraverso un dialogo con un esperto è utile a sondare quelle che sono le nostre dinamiche interne che si sviluppano durante il processo di relazione con la persona che stiamo supportando. Nel libro I sentieri della musicoterapia scrivo: come ci suggerisce il prof Andrea Ricciotti, che tra l'altro è stato anche mio insegnante di psichiatria e di altre discipline nell'ambito del corso quadriennale di musicoterapia d'Assisi, diverse sono le limitazioni con cui il musicoterapista, ma anche il supervisore, si trovano a doversi misurare durante il supporto all'utente e nel corso dell'analisi dei dati. Ecco perché è così importante analizzare il percorso grazie a ottiche diverse e sicuramente quella del supervisore più esperta. Fra queste citiamo quelle che il professore ha denominato area dell'indicibile e area dell'incapibile. Indicibile è per natura la musica, prodotta durante le improvvisazioni, che seppur possa essere tradotta a parole, perderà sempre qualcosa del suo valore intimo ed emotivo una volta verbalizzata. Incapibile è sovente il mondo interno di pazienti gravi e alcuni aspetti delle situazioni complesse che trattiamo. Va evitato il fatto di considerare che ciò che arriviamo a comprendere sia il tutto della persona. Non bisognerà mai smettere di porci l'empatia e pensare a come il soggetto riesce a vivere all'interno di sé le esperienze che noi offriamo. E qui una caratteristica che il musicoterapista deve avere è sicuramente l'umiltà di porsi in ascolto e anche di verificare le proprie proposte e soprattutto empaticamente mettersi nell'animo altrui e appunto sondare al fatto di come queste proposte siano state recepite. E da questo sforzo di sintonizzazione affettiva prima e cognitiva poi, saper ricavare le migliori intuizioni per un proseguo del percorso in linea con le esigenze del nostro assistito. Basilare senza dubbio l'amorevolezza, una predisposizione nei confronti dell'altro che costituisce spesso un quid innato non assimilabile dai libri o nei seminari teorici. Ecco, io penso assolutamente che nel mio percorso la supervisione sia stato un momento ineludibile. Non sarei stata sicura allo stesso modo se non avessi nei primi tempi avuto questo accompagnamento da parte del prof Pierluigi Postachini. È stato un momento anche impegnativo, un momento fatto di numerosi scambi attraverso mail, attraverso telefonate, attraverso incontri di persona, nei quali andavamo proprio a sondare le mie proposte. Andavo a veramente porre sul piatto tutte quelle che erano le mie incertezze, le mie aspettative realizzate o meno, tutti quelli che erano i risvolti che una mia attività aveva comportato, come l'utente aveva recepito le mie proposte. E voi capite bene che mettersi a confronto in questa maniera, come dicevo, prevede una grande umiltà. Ci sono da un lato però alcuni professionisti che tendono a divenire dipendenti del proprio supervisore, quindi affidarsi sin troppo, altri invece che hanno un atteggiamento maggiormente egocentrico in qualche maniera, ovvero pensano di aver già sperimentato tutto, che gli eventuali consigli del supervisore, che comunque non è presente nelle sedute, siano già stati, ecco, sperimentati, provati, messi in atto, proprio per cercare di, in qualche modo favorire se stessi agli occhi del supervisore. In realtà,
la capacità di stare veramente sul piano di realtà, su quello che accade fuori, ma anche in ciò che noi sentiamo dentro, che abbiamo vissuto durante il corso delle sedute, è essenziale per un buon percorso di supervisione. Un percorso che non solo gioverà tanto al nostro utente, perché saranno dati dal supervisore quegli spunti di riflessione utili a migliorare le nostre competenze, visto che siamo agli inizi della professione, o comunque ci rivolgiamo a lui nei momenti salienti in casi particolarmente complessi, ma sarà utilissimo a noi per riuscire a allentare anche il carico di tensione che spesso si accumula. Per esempio, io ero una professionista agli inizi che non staccavo mai, pensavo continuamente al caso in esame, ma per tutta la settimana che distanziava da un incontro all'altro, domandandomi se quello che avevo prodotto poteva essere consono, poi se qualcosa non era andato come previsto, mi facevo mille domande su di me, riguardavo i video per cogliere sempre più tratti delle risposte del bambino, e così da formulare una seduta successiva il più conforme possibile, così da prevedere quasi quello che ne sarebbe stato dell'esito della seduta stessa. E questo, potete ben capire, accumulava in me un grandissimo stato di tensione, che ovviamente il professore, al professore non è passata inosservata, e mi ha aiutato tanto a regolarla parlandomi, dandomi consigli, anche con poche mirate parole, che però mi sono veramente rimaste e continuano a risuonare a tutt'oggi dentro di me. A tutti quindi consiglio vivamente un supporto di una persona affidata, di un supervisore che vi accompagni e al quale rivolgervi veramente come fosse un padre. Dovete prendere questo supervisore come una figura paterna nella vostra professione, che vi sappia crescere, guidare appunto nei mille sentieri di questa disciplina e di questa professione.